Salve a tutti e ben ritrovati. Se oggi ti trovo su questo video è perché evidentemente ti trovi in questa situazione, cioè nella situazione in cui non vedi le anteprime delle icone dei tuoi video, delle foto, di alcuni file PNG, di alcune estensioni tipo MOV o MP4. Quindi se ti trovi qui è perché anche tu hai questo problema. Questo succede perché Windows non può avere caricato nel suo database magari tutti i codec di tutte le anteprime di tutte le tipologie di file. Quindi alcune volte può capitare che, non avendo installati i giusti codec, non si vedono le anteprime delle icone. Se ti trovi qua è perché anche tu hai questo problema. Vedete, qui noi non vediamo l'anteprima dei file PNG, dei file .mov, quindi dei video, e di alcuni file foto, quindi con estensione JPEG. Precedentemente avevamo fatto un video che lascerò sotto il link in descrizione qualora voleste andare a guardare, dove spiegavamo che installando alcuni codec, nel caso specifico K-Lite, si riusciva ad ovviare a questo problema. Ovviamente una cosa più banale da fare è quella di andare innanzitutto sulle proprietà della cartella in questione, visualizza qui sopra, andiamo qui su opzione cartella. La prima cosa che dobbiamo andare a vedere è che se abbiamo selezionato la giusta configurazione, e dobbiamo andare a togliere, qualora ci fosse, il check dove c'è scritto mostra sempre le icone e mai le anteprime, perché se qui abbiamo questo check, ovviamente le icone, quindi le anteprime delle icone, non andremo mai a visualizzare, ma visualizzeremo solamente le icone, quelle standard, ma mai le anteprime. Quindi questo check qui va tolto. Quindi la prima operazione da fare è andare su una cartella dove avete le vostre immagini o qualsiasi altra cartella, andare su visualizza, opzioni, visualizzazione, e andare a scorrere in basso e togliere il check dove c'è scritto mostra sempre le icone ma mai le anteprime. Quindi questo dobbiamo togliere e poi fare applica e fare ok. Qualora ancora avete questo tipo di problema, quindi che non visualizzate le anteprime delle icone, quindi delle vostre foto, dei vostri video, abbiamo due soluzioni: o quella di installare i codec K-Lite, come vi lascerò sotto in descrizione nel precedente video, o una soluzione migliore è quella di andare a scaricare un programma del tutto gratuito, che vi lascerò il link sotto in descrizione, che per l'appunto si chiama Icaros. Quindi troverete il link sotto in descrizione, andate a cliccare sotto quel link e non dovete scaricare la versione beta, ma dovete andare a cercare una versione che non sia beta, l'ultima release, in questo caso Icaros 3.3.2. Una volta fatto questo, cliccate qui su Downloads e andiamo a scaricare questo qua, per esempio Icaros, la versione 3.3.2 del file eseguibile, quindi .exe. Una volta cliccato qui, vediamo che lui lo sta scaricando. Lo andiamo ad aprire e andiamo a fare l'installazione. Quindi italiano, qua accettiamo i termini, avanti. Qui, se avete il sistema a 32 bit, selezionate a 32 bit, se avete quello a 64, selezionate quello a 64 e andiamo avanti. Gli dite se volete creare una icona sul desktop e andiamo avanti. Io ora non vado avanti perché già l'ho installato. Una volta installato, lo andate a avviare e praticamente ci sarà una situazione del genere. Una volta avviato il programma, si aprirà in questo modo qua. Qui praticamente dovremmo andare a mettere tutte le estensioni per le quali non andiamo a vedere le nostre anteprime. Allora, ci sono già delle cose preimpostate, quindi possiamo dire predefinito, quei tipi più comuni, solo video, solo audio, tipi più usati e personalizzato. Mettiamo ad esempio i tipi più usati e vedete che lui ci mette una sfilza di estensioni, e automaticamente vedete qui che già sono comparse le anteprime, perché se non avete cliccato qui, se il vostro Icaros è impostato su off, dovete andare a mettere già su on qualora non vedete ancora le anteprime. Una volta messo su on e selezionato questo tipo di profilo, per esempio i tipi più usati, vedete che magicamente ritorneranno tutte le icone
le anteprime delle icone di tutti i file che sono presenti qui, ma qualora non ci fossero alcune estensioni, li potete anche aggiungere manualmente. Quindi mettete una virgola e mettete un tipo di estensione che magari non avete le anteprime e quindi che potete aggiungere. C'è un'altra soluzione che, qualora non voleste più vedere le anteprime, basta andare qui su strumenti, andare ad azzeffare a zero la cache delle miniature e lui praticamente il sistema ritorna tutto per come era prima. Quindi è un programma gratuito semplice e che vi fa risolvere questo tipo di problematica, quindi di visualizzare le anteprime dei vostri file video, dei vostri file foto. Questo è importante perché quando tu hai una cartella grandissima dove ci sono file e video e non vedi le anteprime, non sai di che video o di che foto si sta parlando e quindi dovresti andare ad aprire ad uno e a sfogliare per poterle eliminare o meno. Quindi con questo programma iCross abbiamo risolto questo tipo di problema e se ti è piaciuto come al solito questo video mi raccomando iscriviti qui al nostro canale che per noi è importantissimo, lascia un bellissimo like e magari se ti va di commentare, commenta qui sotto, dici la tua se hai risolto il problema o meno e se ti possiamo aiutare in qualche altro modo. Noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao!